Circa 2 milioni di anni fa, i nostri predecessori passarono dall'essere dei semplici raccogliatori ad essere dei veri e propri cacciatori. Quindi cambiarono completamente il loro stile di vita, il loro stile alimentare e questo li indusse, appunto per procurarsi più cibo per cacciare, a fare vera e propria attività motoria e quindi a fare veramente un esercizio aerobico. Tutto ciò gli permise di far cosa? Di creare le basi per uno sviluppo cognitivo superiore e quindi mettere le basi per il famosissimo Homo sapiens. Questa introduzione al Super Quark mi serve per parlare dell'importanza di fare attività motoria, di fare sport per i bambini. Quattro motivi per la quale è importante far fare sport, attività motoria, ai nostri ragazzi slash bambini. Prima di tutto, fare sport permette di ridurre lo stress cerebrale, perché lo sport permette di aumentare il battito cardiaco e quindi di indurre tutta una serie di processi che vanno a migliorare a livello cerebrale il funzionamento appunto della mente. Fare sport aumenta la possibilità di memorizzare sia a livello spaziale che a livello operativo, l'attenzione sale facendo sport, aumenta quindi la possibilità di avere una flessibilità cognitiva. Che cosa sta a significare questo termine complesso? Sta a significare grezzamente il famoso multitasking, quindi fare più cose contemporaneamente. E poi ovviamente contribuisce lo sport alla plasticità cerebrale, cioè a tutti quei meccanismi che vanno a rimodellare, rimodificare il cervello, ovviamente dando la possibilità anche a neuroni di nascere o morire in modo molto più fluido. Quindi, visti tutti questi effetti positivi che ha lo sport, si dovrebbe cominciare a fare molte di più attività motoria, molto di più sport nelle scuole. Perché? Beh, le conclusioni le lascio a voi.